Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare una bellissima applicazione che si chiama Flippity. Consente di realizzare esercizi interattivi partendo da un modello che copiato sarà disponibile in un foglio di calcolo. Quindi si copia il modello con un account Google e poi si va a modificare. Dopo le modifiche si pubblica e si condivide. Scriviamo ora Flippity nella casella di ricerca di Google e il primo è il risultato utile. Clicchiamoci sopra e siamo riportati nel sito di Flippity. Ci sono un sacco di applicazioni disponibili. Ci sono le flashcard, i quiz show, il random name picker, il Flippity randomize, la caccia al tesoro, giochi di tantissimi tipi che possono essere utili per lo sviluppo comunque di attitudini anche disciplinari perché vanno a indagare su alcune conoscenze degli studenti. E come è strutturato il sito? Che ogni proposta ha una demo che ti fa vedere come funziona l'app. Ci sono delle istruzioni da guardare in maniera molto accurata e sono molto chiare. E poi c'è la possibilità di scaricare il template. Andiamo a vedere come si fa per scaricarlo per quanto riguarda, ad esempio, le flashcard. Chiede se vuoi creare una copia. Crea copia, ci mette un attimo a scaricare la copia e vedete che vi dà qui un foglio di calcolo tutto il contenuto. Ora noi andremo a modificare questo foglio di calcolo. Innanzitutto rinominiamolo e lo chiamiamo ad esempio Platone. Anche qui magari rinominiamo il template e lo chiamiamo Platone. Poi per avere la traduzione automatica vocale con un sintetizzatore voce possiamo andare a scegliere la nostra lingua, italiano, sia quindi nel front della flashcard che nel retro, quindi scelgo anche qui italiano, poi cancello tutte i contenuti che sono presenti. Che sono presenti in questo foglio di calcolo. Vado poi a scrivere i miei contenuti. Esempio, voglio trattare il problema di Platone. Scrivo Platone. Qui posso scegliere un'immagine appropriata per Platone, incollo il link di un'immagine di Platone, vado nella seconda card e posso scrivere mito della caverna. Esempio, scrivere qualcosa, comunque nel retro posso dire si tratta
della condizione degli uomini che non si sono liberati dalle catene sensibili. Eccetera, eccetera, possiamo quindi indicare i vari contenuti. Andiamo poi nella terza card e possiamo scrivere mito dell'androgino. E questa volta sul retro della card, tanto per far vedere, mostrare, possiamo incollare un video sul mito dell'androgino. Quindi ho incollato il mito dell'androgino, ho incollato un video YouTube, poi ho scritto il mito di Teut. Nel Fedro parla del rapporto tra conoscenza, sapienza e scrittura. Ho finito per ora, potrei scrivere molte cose e vado in file e pubblica sul web, pubblica, ok, mi dà come vedete il link da copiare, potrei avere anche il codice embed da incollare. Ok, chiudo. Potrei condividere questo link utilizzando un messaggio di Gmail, Facebook o Twitter. Chiudo, vado a get the link here. Vedete che mi fornisce un link. Mi collego a questo link e vedo il risultato delle mie flashcard. Quindi Platone era il titolo, questa era l'immagine che avevo messo. E poi vado avanti, il mito della caverna, vediamo il retro. Benissimo, vado avanti, il mito dell'androgino, vediamo il retro e mi dà il video YouTube. Quindi ho la possibilità, poi ritornando alla prima card, flash card, di attivare poi la voce. Mito della caverna. Quindi di rimuovere la card di Safly card o di Flip Stack to Side 2 oppure Reload card. E quindi ho un sacco di funzioni utili e posso realizzare questo strumento semplice ma che è molto efficace dal punto di vista didattico e che attira sicuramente l'attenzione degli studenti. Adesso andiamo magari a vedere qualche altra applicazione di Flippity. Ora andiamo a vedere come funzioni la cassa al tesoro. Ci sono dei lucchetti che bisogna poi aprire. Vedete che è disponibile una demo, delle istruzioni e un template. Le istruzioni sono molto importanti perché ci indicano i passi che ci permettono la pubblicazione del nostro nuovo documento. Andiamo in template, a scaricare il template, crea una copia. Ci mette un attimo. Come potete osservare, ho la domanda, ho l'aiuto e la risposta. Carico
cancello innanzitutto le domande, cancello le risposte, le answer. Ho lasciato i link perché sostituisco solo i link lasciando le parentesi a quadre di apertura e di chiusura e l'image, due punti. Cambierò solo l'indirizzo dell'immagine che metterò. Quindi la prima domanda è: come si chiama la dea della caccia? L'answer sarà Artemide. Metto un asterisco prima di Artemide. Vado a cercare un'immagine di Artemide che mi servirà per fornire un aiuto. Ho incollato, quindi l'indirizzo della mia immagine al posto di quella precedente. Ora vado alla seconda domanda. La seconda domanda è chi ha scritto il Decamerone, la risposta sarà asterisco. Boccaccio. Vado a cercare un'immagine su Boccaccio da mettere come aiuto. Vado ad inserire l'indirizzo della mia immagine. Vado ora ad inserire la terza domanda. Sì. Scritto all'interno. Inserisco. Inserisco il asterisco. E la risposta, Dante, e cerco un'immagine ora di Dante per aiuto. Qui inserirò come prima image, due punti e incollerò, sostituisco il link dell'immagine, fatto, cancello tutto il resto, non mi serve più, rinomino demo. Rinomina, prova, trucchetti. Rinomino anche in alto. Prova, lucchetti.
Bene, vado in file, pubblica sul web. Vedete che mi dà il link, o l'incorpora, pubblica, ok. Adesso si aprirà la finestra. Come vedete, è qui l'indirizzo del documento. Posso condividere questo link per Gmail, Facebook e Twitter. Chiudo questa finestra, vado in Get the link here e mi dà il link per accedere all'applicazione. Clicco sul primo lucchetto, come si chiama la dea della caccia, chiedo aiuto, mi dà l'immagine, scrivo Artemide. Clicco sulla chiave, il lucchetto mi si è sbloccato, come vedete, torno, come vedete da qui, torno indietro, secondo lucchetto, chi ha scritto il Decamerone chiedo aiuto, mi dà l'immagine come vedete di Boccaccio. Scrivo Boccaccio, clicco sulla chiave che mi si apre, si è aperta e vado all'ultimo lucchetto che ha scritto l'inferno, anche qui chiedo aiuto eventualmente e mi viene restituita l'immagine di Dante, scrivo Dante, clicco sulla chiave, tutti e tre i lucchetti sono stati sbloccati. Ok. Ora andiamo a vedere un'altra delle app presenti su FreePT che si chiama Random Name Picker. La ruota, vedete pure la demo, le instruction, quindi per modificare lo spreadsheet template, per pubblicare. Per avere il link e per poi condividere. Proviamo ad andarlo a utilizzare. Template, copia del documento come prima. Sempre un attimo di attesa, ecco. Io dovrò semplicemente sostituire qui ai nomi, ad esempio, vabbè, cancello quelli esistenti. Metto Paola. Andrea, se posso mettere quanti ne voglio. Luca. Giacinta, Fiorenza, Carlotta, Piero. Giovanni, Serena, Silvia, Alma.
Tonino. Francesca. Igor. Leone. Vediamo quanti sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Va bene 15. Posso anche aggiungere delle foto qui, eventualmente, con dal mio computer o attraverso un link e lascio così per il momento. Vado sempre a modificare la demo, rinomina, chiamo ruota. Modifico anche in alto il nome, ruota. Bene, vado in file, pubblica sul web, pubblica, ok. Mi dà il solito link da salvare, o da condividere in Gmail, Facebook, Twitter. Vado get the link here e vado a vedere il risultato. Questa è la ruota che io posso far ruotare su spin. Okay, per scegliere gli alunni che devono essere interrogati. Oppure, questo era quindi lo spinner, posso pure organizzare dei gruppi di 3 alunni e come vedete me le ha organizzate, erano 15 gli alunni e quindi mi dà random 5 alunni che potrebbero costituire il gruppo di lavoro. Quindi posso organizzare i gruppi di lavoro anche in questo modo. Posso organizzare i gruppi di 5, ad esempio, e quindi saranno 3 gli alunni che partecipano al gruppo, a questo gruppo, come potete vedere. Quindi posso stampare i risultati e posso vederlo a schermo intero e posso ruotare a gruppi oppure rimescolarli in questo modo, vedete? Mi dà il primo gruppo e il secondo gruppo e il terzo gruppo, rimescolo, mi rimescola i partecipanti di ciascun gruppo, così possono tornare nel lavoro che da fare in classe o a distanza. Interessante anche questa modalità tipo gioco per organizzare la classe. Molto interessante anche la Flipped Timeline che permette di ordinare gli eventi sia pubblici che privati delle persone in una serie di avvenimenti che possono essere
nelle date fondamentali arricchiti con link. Esempio, in questa demo che ci propone nella Flippy di Timeline, vediamo gli eventi della Mr. Rogers Timeline con la graduation, la data del marriage, l'angolo dei figli, eccetera, eccetera. Questa timeline può essere utilizzata anche per una successione di eventi riguardo ad avvenimenti storici, o si potrebbero mettere insieme dei link relativi a proprio il tutorial, alla propria storia di apprendimento. Può essere utile per fare un portfolio delle attività. Per quanto riguarda un anno, un mese o più anni, da tenere sicuramente presente. Ritorniamo quindi alla timeline, che è questa.